Amici di Viaggio in Molise, benvenuti a queste puntate speciali che dedichiamo a un tema storico poco conosciuto in Molise, quello dei campi di concentramento che comunque anche nella nostra regione furono realizzati, furono allestiti in cinque comuni. C'è un importante pezzo di storia del Molise, dunque, che non tutti conoscono e soprattutto i molisani. Riguarda uno dei periodi più drammatici e bui della storia dell'umanità, la Seconda Guerra Mondiale. Nell'estate del 1940, nell'allora unica provincia di Campobasso, in pochi mesi furono realizzati cinque campi di prigionia, cinque campi di concentramento: a Boiano, Isernia, Vinchiaturo, Casa Calenda e Agnone. Inizialmente fu individuato anche Bonefro come luogo, ma rimase soltanto un'ipotesi. Furono in funzione fino al 1943. Nei cinque luoghi furono tenuti, internati anche circa 260 ebrei di varie nazionalità, ma anche antifascisti, rom appartenenti a etnie considerate dalla propaganda nazifascista inferiori, donne, uomini e bambini. Parleremo di questa pagina della storia nazionale e regionale con il professor Fabrizio Nocera, docente all'Università del Molise, che ha dedicato studi approfonditi al tema, arrivando a scoperte importanti e anche drammatiche. Innanzitutto, professore, grazie per averci Grazie a voi. accolto nel suo studio. Professore, inquadriamo il contesto storico in cui vengono realizzati questi campi. Nel 1938 anche l'Italia fascista applica le leggi razziali, di fatto revocando la cittadinanza e la libertà agli ebrei. Il 1938 è un anno molto, molto particolare e pesante per queste persone, perché si decide in qualche modo di perseguitare in particolare gli ebrei, i cittadini di razza, come appunto venivano chiamati, ebraica. Iniziano con la propaganda, perché fondamentalmente gli ebrei ci sono dai tempi dei romani, l'amicizia tra gli italiani, tra coloro che erano di religione appunto cattolica, e gli ebrei è stata sempre affermata. Fermate in Italia, tra le altre cose, importanti esponenti del mondo ebraico sono stati importanti funzionari del regime fascista, anche medagliati della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Quindi a un certo punto nel 1938 cambia lo scenario. Uno scenario che tra le altre cose era già iniziato in Germania nel 1935 con le cosiddette leggi di Norimberga. Quindi addirittura ci sono degli ebrei che fuggono dalla Germania e arrivano in Italia, perché poi li ritroveremo anche internati nei campi anche molisani. Quindi fondamentalmente cambia lo scenario, gli ebrei iniziano a essere perseguitati, si dice questa fase è la cosiddetta persecuzione dei diritti, perché sappiamo benissimo gli fu impedito di andare a scuola, di essere insegnanti, di diciamo, svolgere qualsiasi tipo di attività professionale. Però praticamente dal 1939, in cui il 1° settembre scoppia la Seconda Guerra Mondiale, noi tra le altre cose, in base al patto d'acciaio, saremmo dovuti scendere anche noi in campo assieme alla Germania, ma non lo facciamo per una questione fondamentalmente tattica, bellica, non avevamo la forza economica e bellica per affrontare. Però siccome poi la Germania conquista quasi tutta, quasi mezza Europa, allora Mussolini decide di scendere anche lui in campo, di entrare. Però all'inizio del 1940 si deve preparare il campo, cioè si devono trovare delle strutture idonee a far sì che poi persone che saranno dichiarate contro il popolo italiano dovranno essere internate. E quindi si cercano dei campi. Gli ispettori del Ministero degli Interni girano l'Italia, ma in particolare girano il centro-sud Italia. Ma perché girano il centro-sud Italia? Perché vi erano tre fattori che considerarono per loro importanti. Il primo, la morfologia. Cioè, se fuggiva un prigioniero da un campo, veniva subito ripreso. La situazione della strada, comunque montagne, colline, fiumi, eccetera, eccetera. Era difficile fuggire. Questo è il primo fattore. Il secondo, la minore politicizzazione del territorio e anche minore alfabetizzazione. Perché? Perché se li impiantiamo in queste zone daranno meno fastidio, come poi la popolazione non darà fastidio, come poi è avvenuto.
Terzo punto, importante e fondamentale poi per la vita degli ebrei, è che si pensò che questa parte dell'Italia non avrebbe fatto parte delle manovre militari della Seconda Guerra Mondiale. Poi sappiamo benissimo che gli anglo-americani sono sbarcati proprio in Sicilia, e quindi questo poi ovviamente fu importante per il destino degli ebrei. Questa è la preparazione. Nel Molise, ma tra le altre cose sappiamo che era un'unica regione, Abruzzo e Molise, c'è la massima concentrazione dei campi. In Molise si trovano 5 strutture idonee. Proprio per questo motivo il Molise, esatto, era una terra, diciamo, sconosciuta, certo, in ombra, certo, come certo, lei ha detto. Assolutamente no, ma anche l'Abruzzo-Molise, cioè infatti l'Abruzzo c'è la massima, l'attuale Abruzzo c'è la massima concentrazione, nel Molise invece c'è una importante, visto il territorio, ci sono 5 campi. Tra le altre cose, lei ha detto Bonifro, ma una struttura fu anche pensata a Campobasso, poi non sì. In via Ziccardi c'è una struttura che ho ritrovato tramite i documenti, e poi comunque non fu ritenuta idonea, per lo stesso motivo in cui non fu ritenuta idonea quella di Bonifro, l'ex casa del mietitore, perché ci sarebbero voluti troppi soldi per ristrutturare l'edificio. Quindi magari Campobasso era anche una zona forse meno in ombra rispetto, certo, alle altre, sicuramente, certo, certo. Però la struttura non fu dichiarata idonea. Forse, e quindi, forse anche per questo la costa non fu considerata. Probabile. Probabile, non so. Però fondamentalmente si dovevano trovare delle strutture che dovevano in qualche modo rispecchiare determinati requisiti, cioè non dovevano essere necessari lavori di manutenzione molto importanti, cioè il regime tentò di risparmiare, ovviamente. E infatti quindi, furono realizzati in pochissimo sì, tempo. Sì, sì, pochissimo tempo, furono, diciamo, riadattati a quelle che poi furono vere e proprie carceri. Questa è una cosa importante da considerare, perché quando noi parliamo di campi di concentramento abbiamo ovviamente la struttura, certo, mentale del file spinato, della recinzione, dei cani, cioè, quello che abbiamo visto. Che non erano quelli del centro Europa, quindi assolutamente, non erano lager, esatto. Non erano lager, ovviamente, erano i campi di prigionia, dove anzi tutt'altro, al contrario di essere dei campi di lavoro, erano campi di ozio, perché fondamentalmente non si poteva fare assolutamente nulla. Quindi questi 5 campi erano, abbiamo detto, Boiano, Isernia, Vinchiaturo, Casa Calenda e Agnone, poi vedremo nello specifico, certo, ognuno. E chi era tenuto prigioniero in questi campi? Allora, dobbiamo considerare che dal 40 al 43 furono internati in particolare gli ebrei stranieri, e non italiani, perché poi nella fase successiva vennero considerati nemici della nazione anche gli ebrei italiani, vedi Liliana Segre per esempio, ma in questa fase vennero in qualche modo internati gli ebrei stranieri che erano entrati in Italia dopo il 1919, ai quali fu invitato di uscire, di raggiungere altre nazioni. Ovviamente chi ha potuto, chi aveva la possibilità, è andato fuori dall'Italia, gli altri sono stati invece internati e arrestati come fossero dei criminali dal momento in cui noi entriamo, il 10 giugno del 1940, nella Seconda Guerra Mondiale. Oltre agli ebrei c'erano altre categorie che erano fondamentalmente invise al regime fascista, come i cosiddetti zingari, i rom e i sinti, poi anche ex jugoslavi, russi, cecoslovacchi, polacchi, cinesi addirittura, a Boiano sono stati. Questa è una circostanza che mi ha incuriosito, c'erano, certo, anche i cinesi. Certo, perché fondamentalmente era una nazione che era in qualche modo contro l'Italia, perché poi noi siamo stati alleati col Giappone, quindi fondamentalmente questo è uno dei motivi per cui, ma anche per una sottile, diciamo, un sottile razzismo, i cosiddetti gialli, no? Come erano invisi appunto i negri, i rom, e insomma questa c'erano tecnologia. Anche antifascisti. C'erano anche antifascisti, infatti tra gli ebrei arrivati in Molise ci sono anche 11 italiani che sono stati internati non solo perché erano ebrei, ma soprattutto perché erano antifascisti. Questo è il motivo per cui sono stati internati soltanto ebrei stranieri in questa prima fase, dal 40 al 43.